La ringrazio comunque. Grazie. Prego, comunque potete chiedere a me, alla Simi, altri chiarimenti, poi via mail, come preferite, insomma. Ecco. Era semplicemente perché approfittavamo di questo ultimo seminario per sollecitarvi su questo tema. Allora, diamo l'avvio al seminario che è dedicato a un progetto importante, diciamo un settore importante del progetto PH Remix, Public History Remix, che è un progetto del Laboratorio di Cultura Digitale, che in questo momento vede al lavoro tre assegnisti di ricerca, di cui una è Chiara Mannari, che oggi ci parla, affiancata da Lukasz, dimmi tu il cognome, per favore. Ciao. Ecco, nel presentare appunto questo settore proprio del remix, della remix culture. Quindi è un progetto decisamente innovativo, decisamente pionieristico per molti motivi che non starò qui a illustrarvi. In quanto si vuole intanto inserire nella filiera culturale toscana. Sono partner il Festival dei Popoli e la Mediateca Toscana a questo progetto che mira appunto a valorizzare gli archivi documentaristici della Mediateca e del Festival dei Popoli. Non rubato tempo anche ai relatori e quindi do la parola a Chiara Mannari per questo seminario su Remix Culture. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Procedo a condividere lo schermo qui con la presentazione. Ok, ditemi se si vede. Sì. Un secondo, ok. Come anticipato dalla professoressa Salvatori, il seminario si occupa di introdurre questo mondo della remix culture, che è un'area di interesse molto attinente con le digital humanities. Come vedremo, c'è veramente tanto interesse da parte di uno studente o comunque anche di un ricercatore, uno studioso che si occupa di informatica umanistica, cercare di muoversi all'interno di questo mondo che è fatto più che altro di multidisciplinarietà. Il seminario si inserisce all'interno di un progetto, il progetto di ricerca PH Remix. E quindi la prima parte di questa presentazione sarà dedicata a un'introduzione in cui spiegherò brevemente il progetto PH Remix, gli obiettivi e quelle che sono appunto le sue fasi, fino ad entrare poi nel dettaglio del settore che riguarda appunto il remix, che riguarda il mio assegno di ricerca e la parte di progettazione e di sviluppo dell'interfaccia di remix, alla quale ha collaborato anche Lukasz, che interverrà appunto. La seconda fase sarà una prima parte un po' teorica che introdurrà il concetto di remix culture. Nella seconda parte teorica si parlerà invece di public history remix, quindi attraverso anche la presentazione di alcuni esempi si vedrà in che modo gli archivi o comunque gli enti culturali possono beneficiare di questa pratica di remix. L'ultima parte sarà una parte interattiva perché passerò la parola a Lukasz, che presenterà lo stato, il prototipo di piattaforma di remix. Il progetto Public History Remix è un progetto di riuso e valorizzazione di archivi audiovisivi per un'esperienza interattiva. È un progetto inserito all'interno di una.
di un progetto regionale più ampio che vede appunto il finanziamento attraverso degli assegni di ricerca di giovani studiosi. La mia parte è relativa appunto al Remix, ma sono affiancata in questo progetto da altri due ricercatori. Giovanni Grasso, che si occupa di analisi e quindi dell'esplorazione dell'archivio, che in questo caso è l'archivio del Festival dei Popoli, lui fornisce anche un contributo allo studio di questo archivio, in quanto l'archivio in questo momento si sta inserendo all'interno dell'archivio più ampio della Mediateca Toscana. Quindi siamo in una fase di passaggio in cui questo catalogo, che poi è il catalogo a cui noi abbiamo accesso per la realizzazione della nostra piattaforma e del nostro progetto, viene inserito all'interno di una realtà più ampia. La parte centrale invece è la parte di estrazione, che è il cui... Sì? Oh, no, niente. Il cui assegnista è Davide Serramazza, un ricercatore di informatica, che si occupa invece di un altro ambito importante del progetto, e cioè quella dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che questi elementi che vi ho dato già riescono a dare un'idea di un progetto piuttosto complesso, articolato in varie aree. Il progetto però è anche fortemente operativo. Infatti l'obiettivo finale è quello di realizzare una piattaforma. Nella slide che vedete proiettata in questo momento c'è il poster che abbiamo presentato alla conferenza, al convegno IUCD che si è svolto a gennaio, e oltre a fornire una presentazione del progetto abbiamo fornito anche una prima indicazione di quella che è la piattaforma di Remix, e cioè diciamo l'obiettivo comune che noi tre assegnisti stiamo cercando di perseguire, di portare avanti insieme, appunto perché il progetto richiede che venga realizzato proprio un prodotto finale operativo, un prototipo di piattaforma che consente appunto il Remix. Nel diagramma che si vede al centro dello schermo compare un flusso, uno schema di quella che è l'architettura di questa piattaforma PH Remix. Partendo da sinistra potete vedere che c'è all'interno di un primo riquadro un primo modulo di confer, e cioè significa quella parte che si occupa dell'inserimento dei dati. Queste icone di tipo diverso suggeriscono che i dati, in questo caso i materiali audiovisivi che compongono l'archivio del Festival dei Popoli, sono dati eterogenei perché sono forniti su diversi supporti. Una volta che questi dati vengono inseriti all'interno dei server della piattaforma, vengono sottoposti all'estrazione. L'estrazione è tutto un insieme di tecniche di intelligenza artificiale che vengono applicate per analizzare questi filmati, questo materiale audiovisivo. Si passa dall'object recognition, il riconoscimento di immagini, al riconoscimento di estrazione di informazioni attraverso le trascrizioni e tutta una serie di tecniche che permettono di arricchire notevolmente la conoscenza relativa a questi materiali audiovisivi. Tutte queste informazioni vengono inserite all'interno di un data store, che è la nostra base di dati comuni, che verrà alimentata sia dai dati catalogati, quindi dall'assegno analisi, che opererà una catalogazione tradizionale, comunque già digitalizzata, inserendo metadati, parole chiave e ulteriori dati utili alla ricerca come toponimi, antroponimi, sinossi relativi al contenuto dei materiali d'archivio, e però verrà alimentato anche da tutte le informazioni estratte dall'intelligenza artificiale. Quindi in questo caso parliamo di informazioni che si possono andare a recuperare a livello di singolo fotogramma, non di video inteso come file intero, ma all'interno di ogni singola scena. Quindi potete immaginare che il materiale che
tireremo fuori all'interno di questa estrazione è veramente notevole. Giusto per dare un'idea, attraverso un algoritmo di estrazione che si occupa di riconoscimento di immagini applicato a un video di un'ora, possiamo estrarre anche 9.000-10.000 oggetti. È chiaro che questa informazione, questa quantità di dati devono essere gestiti attraverso degli opportuni algoritmi più complessi, attraverso delle opportune interfacce. Non si tratta di un'operazione manuale che può essere eseguita in una maniera tradizionale e analitica. Successivamente, all'interno di questa, quindi queste due prime fasi servono per preparare i dati che verranno poi gestiti all'interno dell'interfaccia di Remix, che potete vedere sulla destra. L'interfaccia di Remix è anche lo strumento che sotto forma di prototipo vi mostreremo oggi. In questo momento, rispetto appunto a quelli che sono gli obiettivi del progetto, abbiamo realizzato una serie di prototipi all'interno appunto di questa architettura, che in realtà è un'architettura basata su microservizi che sfrutta delle API per il collegamento tra i vari moduli, e siamo arrivati a un buon 60% dello sviluppo di queste componenti. Quello che ci resta da fare è riuscire ad unire questi componenti, metterli insieme e poi lavorare anche su quella che sarà la ricerca, perché chiaramente in questo momento stiamo lavorando sull'indice. Successivamente ci sarà una fase che ci permetterà di ricercare i dati all'interno dell'interfaccia. Quindi quello che vi mostreremo oggi è un prototipo che si basa su un dataset che noi abbiamo preselezionato, grazie anche ad esempio ad alcuni algoritmi di riconoscimento di oggetti, algoritmi gestiti dall'intelligenza artificiale, su cui poi abbiamo lavorato in modo da avere del materiale già da potervi mostrare. Il modulo poi che vedete sotto è un modulo che deve essere ancora sviluppato, render, e che consentirà proprio il passaggio dall'interfaccia di Remix, che consentirà il montaggio del video, a poi uno strumento lato server che permetterà l'esportazione di questo video e quindi la generazione di un output, di un file MP4, comunque in un formato che poi potremo conservare all'interno del nostro computer. Adesso farei un passo indietro però, perché preliminarmente a tutte queste attività più pratiche il mio assegno si è occupato di stendere uno stato dell'arte su quella che è la Remix Culture e cercare di capire sotto un'ottica interdisciplinare di che cosa stiamo parlando, soprattutto quali possono essere gli obiettivi che noi come studiosi di informatica umanistica e occupati nella realizzazione di un simile prototipo ci possiamo porre per portare avanti un progetto che sia efficace e per proporre anche alla regione uno strumento che comunque riesca a risolvere alcune delle problematiche che riguardano la gestione di materiale d'archivio e nel più il dettaglio materiale d'archivio audiovisivo, e anche di studiare insieme delle strategie di valorizzazione e di rivitalizzazione di questi materiali. Per introdurre l'argomento ho scelto una definizione di Eduardo Navas, un professore di arte e esperto di digital art e media digitale dell'Università della Pennsylvania, che all'inizio degli anni 2000 identificava la Remix Culture in una maniera molto tecnica e definendola cioè un'attività generale che consiste in uno scambio di informazioni creativo reso possibile dalle tecnologie digitali che abbiamo a disposizione da tempo relativamente recente, che consiste in una pratica di copia e incolla. Questa definizione mi ha portato a cercare di capire quali siano le origini di questa pratica e ho scoperto che a livello di sperimentazione artistica
già con artisti come Picasso e dadaisti che tramite la tecnica del collage si trovano delle forme che vengono riprese ovviamente in maniera non digitale, però materialmente venivano proprio realizzate questi copia e incolla e quindi questi nuovi elaborati derivati a partire da altro materiale. Come pratica diffusa però dobbiamo trovare le origini della remix culture nel panorama musicale degli anni 60 e 70. Infatti con la diffusione della musica disco, della musica pop a New York negli Stati Uniti si diffuse quella che è anche nota come sampling culture e poi che negli anni 80 si è diffusa ampiamente come mixtape culture, quindi quest'idea di prendere delle tracce musicali, riunirle insieme all'interno dei supporti che allora erano i supporti disponibili, quindi questi nastri, queste videocassette, audiocassette. Parallelamente all'ambito musicale si cominciavano a fare anche degli esperimenti a livello di video, quindi c'erano già negli anni 60, anni 70 anche dei gruppi che lavoravano a livello video. Chiaramente questa operazione non era a portata di tutti perché eravamo ancora in un mondo analogico e quindi anche gli strumenti erano costosi, di difficile utilizzo, di difficile reperibilità. Quello che invece è stato un enorme cambiamento si è avuto all'inizio degli anni 2000. Infatti vorrei soffermarmi su questa definizione che è stata, questa definizione è relativa ad un articolo che è stato pubblicato da Truls Lee, un documentarista, nonché direttore di un Modern Times Review, una rivista di documentario, che ha pronunciato questa definizione andando a fare una recensione di un documentario sulla remix culture che usciva proprio nel 2008-2009, quindi in quegli anni. Secondo Truls Lee, questa pratica di copia e incolla di sampling culture che si è cominciato a fare con l'avvento di internet e le nuove tecnologie ha portato a un cambio irreversibile nella mentalità. Infatti tutti gli utenti di internet si trovano davanti a media, suoni, immagini, video, a dei prodotti multimediali che ormai sono alla portata di tutti e il risultato è stato che questi media sono diventati, essi stessi sono entrati a far parte del linguaggio come merce di libero scambio tra le persone, con l'obiettivo di creare un unico linguaggio comune. Quindi questi contenuti a cui noi quotidianamente accediamo non fanno parte della nostra base culturale ed è difficile capire che, ad esempio, legato all'utilizzo, come vedremo anche più avanti, possiamo avere dei limiti, per esempio, imposti da alcune leggi, in particolare il diritto d'autore. Quindi l'utente di internet è naturalmente portato per l'utilizzo e per lo scambio di questi materiali. Quindi le prime manifestazioni di remix culture si vedono all'inizio degli anni 2000, nella prima decade, e ad esempio un esponente di questa corrente culturale è il regista canadese Brett Gaylor, che nel suo film documentario va a presentare, a stendere un remix manifesto, quindi fa una ricerca su quelli che sono gli artisti o comunque tutte le operatori di questa remix culture che si muovono nel panorama e nell'ambito di internet, che all'epoca era un ambito ancora un po' primordiale, era diverso da quello a cui siamo abituati oggi, questo lo vedremo meglio nel dettaglio, e comunque cominciano a pubblicare, a condividere materiali utilizzando le tecniche che sono proprie della remix culture. E la teoria espressa all'interno del documentario di Gaylor, il suo messaggio, è quello che internet, a partire dalla sua nascita, si è evoluto in una macchina perfetta che
che è stata progettata con un unico obiettivo, cioè quello di condividere informazioni. Il Remix è un nuovo linguaggio per scaricare la cultura mondiale e trasformarlo in un qualcosa di nuovo. All'interno della pratica del Remix, il processo creativo ha più importanza rispetto al prodotto finale. E quelli che sono sempre stati consumatori passivi in questo momento diventano attivi e sono anche quelli che contribuiscono alla creazione della cultura. Internet è visto come una gigantesca libreria e una superstrada delle informazioni. Di conseguenza, a seguito di primi anni in cui comunque internet non era ancora proprio alla portata di tutti e non si capiva bene come sarebbe evoluta la situazione, quando comunque queste idee hanno cominciato a diffondersi, sono state sempre di più le persone che hanno iniziato anche inconsapevolmente a praticare con Mix Culture, sono nati i primi problemi e i primi conflitti che hanno messo in contrapposizione due mondi: quello del copyright e quindi di tutte quelle quegli autori e di tutte anche quelle infrastrutture che sono nate per gestire e tutelare da una parte gli autori e il diritto della proprietà intellettuale, però anche per trarre vantaggio economico dalla pratica artistica, che si è contrapposto a delle correnti che hanno portato avanti le idee di copyleft e quindi di necessità di poter accedere liberamente alla cultura e di poter accedere appunto a dei materiali che siano disponibili e anche poi riutilizzabili o comunque rielaborabili da tutti. Questo concetto si trova di fronte a una contrapposizione tra quella che è la proprietà intellettuale e quello che invece è il pubblico dominio, che come vediamo grazie a internet è veramente molto, molto più accessibile. Secondo Brett Gaylor, il copyleft rappresenta il futuro della cultura. Finirei questa parte facendovi vedere un estratto del suo documentario. Ovviamente questi materiali che vi mostro oggi sono tutti disponibili su YouTube e quindi io vi faccio vedere un frammento. Se abbiamo fatto delle prove anche di riproduzione, se dovessero esserci problemi ditemelo, magari vi fornisco il link, vediamo se riusciamo a vedere questo video. È un estratto di un paio di minuti che spiega appunto quello che io vi ho anticipato e vi inserisce, vi fa anche un po' entrare all'interno di quello che è l'idea del Remix, perché i lavori di questo regista, insieme poi a quelli che vedremo anche in seguito, sono di fatto essi stessi dei Remix. E faccio partire il video, se avete problemi di audio e di riproduzione magari avvertitemi. To this computer, sending a message first to this computer and forwarded onto this computer, thereby acting as a relay. Millions of computers were connected and evolved into one perfect machine designed for a single purpose: sharing information. The internet allowed me to connect from my island to the world. Chiara, si sente l'audio, ma il video rimane fermo. Allora, riproviamo. This computer, sending a message first to this computer and forwarded onto this computer, thereby acting as a relay. Millions of computers were connected and evolved into one perfect machine designed for a single purpose: sharing information. The internet allowed me to connect from my island to the world, to communicate ideas with millions of others, and a media literate generation emerged, able to download the world's culture and transform it into something different. And we called our new language Remix. Funny things, political things, new things were all uploaded back to the net. The creative process became more important than the product, because consumers were now creators, making the folk art of the future. The
people who own the culture that we remixed, they represent the past, and they declared war. They didn't see a great library or an information superhighway. They saw a supermarket, and they wanted to get paid. For these people, ideas are intellectual property, locked up until purchase. They use infinite money, corporate lobbies, and lawsuits to protect their property. Let's call this side the copyright. On the other side are those who want to share ideas. We'll call them the copyleft. These people believe that the public domain must be protected to ensure the free exchange of ideas and the future of art and culture. These are the people I've traveled the world to find. Together we've drafted a manifesto, and it goes like this. Culture always builds on the past, but the past will always try to control the future. Our future is becoming less free. And to build free societies, we need to limit the control of the past. Ok, parallelamente a questo, progetto, a questo documentario di Brett Gaylor, che personalmente trovo molto molto efficace, questo autore lancia un progetto di l'open source cinema. Siamo nel 2010, quindi chiaramente non si iniziava, forse si iniziava proprio in quel momento a parlare di web 2.0, quindi queste pagine web che tipo permettevano di caricare contenuti, erano i primi anni comunque di YouTube, cominciava a diffondersi in una maniera un po' più professionale, quindi questo progetto è pionieristico nel senso che sono veramente anche le prime prime tentative di creare una rete sociale che persegue gli obiettivi di condivisione e di creazione di una cultura comune. Il progetto all'interno di questo portale Open Source Cinema, Brett Gaylor realizza un continuously changing film, quindi un film che viene alimentato tramite i caricamenti degli utenti. Durante delle sue promozioni trova un insegnante che era particolarmente interessato a questo progetto e chiede ai suoi studenti di filmarsi durante una festa in spiaggia mentre ballano e fanno questa festa. Tutte le clip registrate a questa festa vengono caricate all'interno del portale creando appunto questo film con migliaia di clip. Adesso vedere giovani che ballano sul web è diventato ormai una cosa scontata e anche noiosa, però all'epoca era chiaramente uno dei tentativi e diciamo che è stato anche molto avveniristica come operazione. Brett Gaylor non è l'unico. Un altro regista canadese dagli inizi degli anni 2000, anche lui intorno al 2010, Kirby Ferguson, realizza una serie di documentari che vengono elaborati tra il 2010 e il 2015, sono quattro parti di circa 20 minuti, anche queste sono disponibili sul sito di Kirby Ferguson e anche tramite YouTube, dove va a elaborare una sua teoria della creatività e del remix. Oltre questo suo progetto di documentare la remix culture va avanti perché nel 2017 realizza un altro documentario sul fair use che dopo vi mostrerò e anche nel 2020 continua a pubblicare altri interventi che si basano sugli effetti che questa remix culture stanno avendo sulla rete. È anche un personaggio molto impegnato nella divulgazione e anche in quelli che sono i problemi di
di presentazione delle informazioni che viaggiano attraverso i social, attraverso la rete, quindi all'interno del suo canale di YouTube sono presenti molti interventi in cui lui va ad analizzare quelle che sono anche le trasmissioni televisive, ovviamente tutto in ambito americano. Il ha anche realizzato un TED Talk, ha partecipato a un TED Talk dal titolo Embrace the Remix, dove appunto ha presentato la sua teoria. Secondo Kirby Ferguson, che fa un discorso molto narrativo, la remix culture è tutto. Infatti la sua teoria si chiama Everything is a Remix. Infatti tutte le operazioni umane derivano da queste attività di copia, di trasformazione e di riunione di questi materiali presi da fonti esterne. Lui all'interno sia del TED Talk che del suo ciclo di documentari dimostra come artisti come Bob Dylan, oppure all'interno dell'ambito informatico, come la Apple, oppure come all'interno anche dell'ambito cinematografico, prendendo il caso di Star Wars, tutti questi massimi esponenti siano in realtà abbiano copiato, abbiano tratto le loro idee da fonti esterne. Quindi la creatività è un qualcosa che proviene dall'esterno. Anche Kirby Ferguson è un sostenitore del contro il copyright, un sostenitore del copyright, e dice che il concetto di, per il motivo appunto per cui la creatività proviene dall'esterno, il concetto di proprietà intellettuale non può funzionare e bisogna invece sostituirlo a un discorso più legato alle radici e al background culturale. A questo punto il remix, secondo Ferguson, è un nuovo media che è creato a partire da un media pubblicato in precedenza, un vecchio media. La sua teoria, appunto, come dicevo, si basa su queste tre operazioni, copy, transform e combine, e la creatività è un qualcosa che proviene dall'esterno. Come dimostrazione di questa sua teoria vi faccio vedere un brevissimo filmato, anche un po' comico, che dimostra come anche precedentemente la cultura di internet, la remix culture si manifestava in qualsiasi forma di produzione. Ad esempio il caso di questo suono che viene riproposto all'interno di moltissimi film, conosciuto come il Wilhelm Scream, che appunto è un suono stock che si può acquistare, cioè si può utilizzare per appunto in ambito cinematografico, che viene riutilizzato in moltissimi film. In questo breve video si fa anche un esempio di un possibile suono alternativo. Lancio il video. Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe! Sapevo che sarebbero comparse le pecore prima o poi. Sì, esatto, questo è anche un tributo, però era secondario il messaggio. Il messaggio è quello che
appunto, secondo questi artisti e anche pensatori della remix culture, in realtà la remix culture è ovunque. Ora ci spostiamo invece in un ambito più serio, non siamo più in mezzo ai documentaristi e ai creativi, ma siamo, sì, comunque, Owen Gallagher nasce come creatore di remix, però affronta gli studi su remix nell'ambito del suo dottorato, che ha conseguito presso il National College of Art and Design di Dublino. È irlandese, però attualmente è docente di web media presso l'Università Politecnica del Bahrain e insieme ad altri studiosi americani è, diciamo, uno dei principali esponenti accademici della remix culture, appunto, e porta avanti numerosi progetti riguardo appunto anche all'evoluzione e a tutte le varie le situazioni appunto che derivano dalle pratiche di remix. All'interno del suo volume Reclaiming Critical Remix, pubblicato nel 2018, porta a compimento quelli che sono stati appunto i suoi studi, che sono durati diversi anni, su quella che sono in particolare quelli che lui definisce critical remix, cioè tutti quei remix che sono realizzati da utenti di qualsiasi tipo e sono disponibili in rete come materiale utilizzato per critica e per attività di pratica di democrazia. Chiaramente questo discorso viene poi esteso a tutti quelli che sono di fatto i remix e a quelle che sono poi le possibilità che la rete ci consente. All'interno del suo progetto di dottorato ha analizzato oltre 500 video remix che ha classificato per riuscire ad elaborare un po' quella che è una critica, una teoria del remix riguardo appunto ai materiali che si trovano in rete. Chiaramente studi su remix c'erano in precedenza, però erano, diciamo, un pochino più specializzati in ambito di artistico, mentre invece il suo è un approccio più interdisciplinare e orientato a quelle che è internet e le nuove tecnologie. La sua teoria del remix si basa su 5 assunti e innanzitutto lui va un po' a ridimensionare quelle che sono le idee di Ferguson e comunque le idee un pochettino più aperte, nel senso che sostiene che non tutto è remix. È molto semplice riconoscere un remix perché questo prevede il riutilizzo di materiale precedentemente pubblicato e questo, il remix, non deve essere confuso con altre forme di rielaborazione come il remake, gli adattamenti, le parodie, sequel, eccetera. Quindi diciamo che rispetto a Ferguson si restringe molto il campo. Il remix è un mezzo di comunicazione multimodale, infatti all'interno di un video remix possiamo trovare immagini, testi, suoni, immagini in movimento che agiscono simultaneamente. Per questo motivo, come avete visto anche dai video che ho mostrato in precedenza, il remix è un tipo di contenuto molto denso, molto ricco, però anche molto efficace, chiarificatore, persuasivo e totalizzante. Owen Gallagher effettua anche una classificazione di quelli che sono i remix all'interno del sito collegato alla pubblicazione. Sono presentati i 25 remix presi come modello che sono puntualmente analizzati seguendo anche poi dei parametri di analisi del video. La sua proposta di classificazione non è assoluta perché ci sono molti altri spunti, però prevede quella di classificare i remix in trailer di film, remix politici, remix collegati all'ambito di videogame, pubblicità, remix educativi, film prodotti dai fan, eccetera.
Come nel nostro progetto, quello che ci interessa è sicuramente approcciarci a un tipo di remix di tipo educativo, quindi partire dai materiali dell'archivio per generare dei contenuti che sono a loro volta di tipo appunto educativo, che vanno attraverso l'utilizzo di questi materiali, di questi frammenti dell'archivio, vanno a creare un nuovo messaggio di tipo formativo. Vi faccio vedere due esempi di remix analizzati da Gallagher. Questo è un esempio politico, quello che segue invece è un esempio di remix educativo. Questo video chiaramente è stato pubblicato su YouTube durante la campagna elettorale americana, quindi l'America ha una grande tradizione di battaglie tra candidati politici che si svolgono su tutti i terreni, e il remix, il critical remix, ha veramente un terreno fertile in ambito americano, dato anche dalla creazione di moltissimi video. Questo qua è un esempio, ne faccio vedere soltanto un frammento, un primo minuto. My friend, we have traveled very far. We have no food, no water. Once I see my people fed, I would be honest. No. We have a serious problem with radical Islam. We have a tremendous problem, and we can't be the stupid country anymore. Where I come from, guests are treated with respect, not insulted at the gates. Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted. The people that are with me 100% are the people. What? The Pope. The Pope was in Mexico. Do you know that? Did Desiree know, right? He said negative things about me. Dreadful. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person. Donald Trump is a very nice person. You do not let us in. All of us will die. I said temporarily. I didn't say permanently. I said temporarily. We have no border. We have no control. People are flooding across. We need to build a wall, and it has to be built quickly. The greatest builder is me, and I would build the greatest wall you have ever seen. And in that wall, we're going to have a beautiful, big, fat door where people can come into the country, but they have to come in legally. I don't think they like me very much. This country needs somebody that's a deal maker. I'm giving you Commander Greygut. No deals. No deals. We don't make deals. Not with. Ok, mi interrompo qua sul muro al confine con il Messico per far capire appunto che un messaggio politico che viene mandato magari all'interno di una campagna elettorale, poi grazie al potere della rete, al potere del pensiero critico, viene poi rielaborato in un video che appunto in questo caso Winter is Trumping si basa su una serie che è stata molto acclamata dal pubblico e molto conosciuta. L'efficacia del video, diciamo, si commenta da sola. Un secondo esempio di remix, in questo caso di tipo educativo, si vede per esempio con un lavoro di Ferguson che realizza questo filmato sull'utilizzo legale del remix, e quindi quali sono i motivi per cui il video magari su Trump è sempre online e non è stato censurato. In America esiste il concetto di fair use, dopo si approfondirà questo aspetto, e Kirby Ferguson realizza appunto un documentario per spiegare a sua volta ad altri documentaristi o comunque a chiunque voglia realizzare un remix che ha la possibilità di riutilizzare il materiale e quali sono le modalità. Anche di questo vi faccio vedere un piccolo estratto, giusto per far capire qual è lo stile, che tipo di montaggio si fa al fine di trasmettere appunto questo messaggio.
Media is everywhere. Mostly we experience it through screens of various sizes. The stories we get through media connect us to a world beyond our direct experience. And these stories shape our understanding of ourselves, of others, and of the world. Just like your body is strongly influenced by the food you consume, your mind is strongly influenced by the media you consume. Media is important, so we need to better understand it, we need to analyze it, and we need to challenge it. And this can require copying media in order to demonstrate your point. But wait, doesn't copyright law prohibit making copies of other people's media? How do you copy media legally? In the United States, this kind of speech is protected by fair use. Fair use is the right to use copyrighted materials without permission for certain socially valuable uses. You may have never heard of fair use, but you've definitely seen it in action. I just ate a hot dog. Yeah. Hello, darkness, my old friend. Ok, anche qua mi interrompo, il montaggio di Ferguson è molto, molto rapido, però diciamo che si riesce a seguire molto bene, perché lui a supporto del suo metatesto va ad inserire delle immagini che riescono a subito a far capire al pubblico di cosa si sta parlando. Molti di questi filmati appunto provengono da immagini o di repertorio, dalla pubblicità oppure da altri film, e quindi diciamo che l'utente in un certo senso è come se avesse già visto questo contenuto e lo capisce prima. Gallagher, all'interno dei suoi studi sul remix, fa anche una classificazione di tipo tecnico, andando a studiare quelle che sono le tecniche di post-produzione che sono utilizzate nel remix. Quindi si va dall'uso della motion graphics, delle animazioni, all'uso di transizioni, l'uso di picture in picture. Questa parte può essere interessante all'interno della progettazione della piattaforma PH Remix, perché potrebbe darci un'idea di quelle che sono gli elementi da mettere a disposizione all'interno dell'interfaccia di Remix per crearlo un ambiente che non pone limiti al remixer. Sempre secondo Gallagher, grazie alle nuove piattaforme online, lo spettatore non è più passivo. L'azione di play ha sostituito l'azione di watch. Lo spettatore adesso è un utente attivo che ha la possibilità non solo di guardare una serie, un film, un qualsiasi contenuto, ma anche la possibilità di votarlo, commentarlo, condividere opinioni con altri utenti. Oggi con la tecnologia possiamo andare anche oltre. Abbiamo infatti la possibilità di creare piattaforme dove gli utenti non solo guardano film, guardano serie, ma potrebbero anche teoricamente remixare gli stessi contenuti che hanno appena guardato. E è necessario quindi che il remix venga riconosciuto ufficialmente come forma di produzione di contenuti e venga accettato. Gallagher paragona la difficoltà che vi è anche al di là dei limiti legali, anche a livello appunto di studi, di riconoscere il remix come un prodotto originale. Però questa stessa difficoltà, se ci si pensa, l'hanno avuto anche la fotografia e il cinema, che hanno messo molti anni ad imporsi all'interno delle arti ufficialmente riconosciute, e all'inizio in particolare venivano visti come una copia di quanto era già fattibile attraverso pittura, scultura, eccetera, musica. Secondo Gallagher è necessario legittimare anche proprio a un livello legislativo la pratica del remix. L'oggetto culturale, anche secondo lui, non deve essere visto come una forma di proprietà privata. Nell'era digitale questa concezione deve assolutamente cambiare. Suggerisce di inserire il diritto di remix in una maniera esplicita all'interno della disciplina che regolamenta il fair use in America, e propone una revisione della legge sul copyright, sia ovviamente a livello americano, ma anche propone una riformulazione della legge europea sul copyright, inserendo appunto
la possibilità di remix indicandolo in una maniera esplicita, perché come vedremo più avanti non è il remix una pratica illegale. Anche appunto il documentario di Ferguson dimostra che se si rispettano alcune regole, tra le quali la prima, la citazione della fonte, non è una pratica illegale, però chiaramente essendo un ambito molto controverso, molti produttori di contenuti hanno dei dubbi se cimentarsi in questa pratica, perché potrebbero correre rischi. Anche Gallagher ha realizzato un suo proprio portale, in questo momento è ancora online, però è molto limitato, in cui ha raccolto i remix. In particolare nel 2018 ha organizzato un concorso in cui ai partecipanti veniva richiesto di caricare dei remix con tema che cos'è la remix culture, e ha ottenuto l'aiuto di alcuni esperti di remix come giudici di questo concorso. Tra i giudici c'era anche Lawrence Lessig, di cui parleremo tra poco. Questo suo portale è ancora online, però come dicevo di fatto rimanda dei video di YouTube, e anche quel pulsante upload remix rimandano all'editor di YouTube, quindi non ha una piattaforma o comunque uno strumento proprio. Gli studi di Gallagher, insieme ad altri studiosi, Eduardo Navas, Christine Warg della Pennsylvania State University, continuano, sono molto vivi, e proprio nel marzo del 2021 è stato pubblicato il Routledge Handbook of Remix Studies and Digital Humanities, che è un volume che esplora quelle che sono gli studi sul remix e sulle digital humanities in relazione ad argomenti come gli archivi, l'intelligenza artificiale, il cinema, l'epistemologia, e anche argomenti come il gaming, l'arte generativa, quindi tutti quelli che possono interessare le aree toccate dalle digital humanities. Il volume intende anche fornire una riflessione critica sulla cultura contemporanea, sulle implicazioni politiche del remix e sul futuro delle digital humanities. Passiamo adesso a un altro capitolo, quindi parallelamente a questi primi esperimenti compiuti dai documentaristi e anche poi degli studi in ambito accademico, ci si è mossi anche per capire legalmente quali siano effettivamente le implicazioni. Uno dei massimi esponenti della remix culture è Lawrence Lessig, professore di legge ad Harvard e anche esperto di quelle che sono appunto le implicazioni tra nuove tecnologie e leggi. Sin dai primi anni 2000 si è interessato attivamente alla questione di internet, sull'impatto che hanno le nuove tecnologie sulla società, e si batte per la riduzione delle limitazioni dovute alla legge sul copyright. Rispetto a Ferguson, Gallagher, lui è un sostenitore del copyright, dice che il copyright è un istituto fondamentale per chi produce contenuti, però in questo momento non è più adatto, è diventato obsoleto e non può essere applicato all'interno dell'ambiente di internet, e quindi è necessario un update di questa legge. Anche Lessig formula la sua idea di remix. Lui parla innanzitutto di mix, che cioè è un'idea che sta alla base, quella di prendere delle idee, copiare delle espressioni, rimettere insieme e creare un qualcosa. Il remix è invece la pratica attraverso la quale altri prendono questo mix precedentemente generato e lo rimettono in circolo e lo riesprimono. E quindi in questo senso ci si riespande di nuovo e si interpreta la cultura stessa come remix, la conoscenza come remix e anche la politica come un remix. E dice che appunto il remix è un'operazione che ognuno di noi nella vita si trova ad affrontare.
per dimostrare, insomma, vi faccio vedere questo breve estratto dove Lessig formula, diciamo, spiega il suo pensiero riguardo all'utilizzo del materiale coperto da copyright. Questo è un estratto di un documentario, che è anche questo disponibile online, sul problema appunto del copyright, soprattutto in ambito musicale, però come vedremo grazie ai suoi interventi l'ambito viene anche esteso. Il documentario si intitola Good Copy, Bad Copy. I write books for a living. I know that when my books are assigned in a college, kids take my words and do all sorts of junk with them. But I don't want to file a federal lawsuit about it. I don't want to go into a court and tell them, stop that person from using my work. We all understand in the context of text that you put the text out there, copyright protects you from somebody competing with you and selling the original book, but it ought to be free for people to use and reuse as they want. Those same norms have got to begin to be part of film and music and graphics as well. Imagine you could take, when you were married, go back and see all the news stories that were happening on that time, maybe on an anniversary, be able to take those and mix them into a story about your life that you would give to your spouse, right? This is the kind of creative opportunity digital technologies give us quite cheaply, but the law makes it practically impossible as the law is structured right now. Now, what we should do is just update the law to make the law make sense of these technologies. And there are many creative ways to do that to ensure that artists continue to get paid. But the thing to realize is these things sitting on the shelves right now, having content from the 1950s and 1960s and 1970s, nobody's being paid for them now anyway. So if they begin to be used in a way that kids can use them in school and nobody gets paid, then nobody's worse off. But even if you were to, put a simple system to assure compensation for the use of this, you can actually increase the compensation to the artist who made this work in a way that otherwise they wouldn't be getting anyway. Quindi all'interno di questo intervento Lessig solleva la questione di tutto quel materiale d'archivio, in questo caso anche archivio proprio audiovisivo, che sta all'interno di biblioteche, di archivi, magari non è stato digitalizzato o comunque riversato su supporti idonei, che è ancora coperto da copyright, però non ha alcuna entrata e quindi... perché comunque non può essere più fruito e non è conosciuto. E quindi in un certo senso la legge protegge, però non ci sono per questo contenuto iniziative di valorizzazione idonee, non sono previste. Una delle soluzioni portate avanti da Lessig insieme a Eric Eldred e al Abeson nel 2001 è stata la fondazione della ONG Creative Commons, che è appunto, si configura come una suite di licenze destinata ai creativi. Gli autori di contenuti, nel momento della pubblicazione dei loro contenuti, possono scegliere di applicare ai loro lavori una licenza che scelgono all'interno di un ampio spettro di soluzioni. Queste soluzioni vanno da tutti i diritti riservati, quelli che nella immagine sulla destra vedete nella fascia rossa più in basso, e quindi che vanno ovviamente ad assimilarsi al copyright tradizionale, fino a salire a libero da diritti che vediamo nella parte verde, in cui si inserisce l'opera nel pubblico dominio, e cioè quello spazio in cui il diritto di copyright ha cessato di esistere e in termini di legge è fissato a 70 anni dopo la morte dell'autore. All'interno delle licenze Creative Commons è possibile invece riservare alcuni diritti, quindi nei due spazi intermedi si vede che un autore di contenuti potrebbe decidere di condividere questo materiale ad altri utenti oppure di farlo anche remixare. Poi i termini della licenza possono essere diversi, si può decidere che la licenza viene rilasciata attraverso il vincolo che l'utilizzo non sia commerciale, oppure che il lavoro che deriva da una rielaborazione sia condiviso allo stesso modo.
Diciamo che questo modello di licenza si è esteso tantissimo e è stato anche riconosciuto ovviamente dalla legge, dalle varie legislazioni, ma anche nella realtà di internet, perché i portali, anche le piattaforme utilizzano questa classificazione per fornire i contenuti e indicazioni dei contenuti, però diciamo che la strada da fare è ancora lunga, perché chiaramente spesso ci sono problemi legati ad effettivamente se la licenza Creative Commons era stata utilizzata comunque correttamente rispetto a un materiale che si reperisce in rete. Ad esempio, un materiale potrebbe essere protetto da copyright, un utente lo ripubblica e quindi poi l'utente finale che lo vorrebbe utilizzare ha un'indicazione diversa rispetto a quello originale. Inoltre, per i remix, i Creative Commons non sono molto attuabili, proprio perché chi vuole fare remix vuole utilizzare anche contenuto che non è tutelato da Creative Commons, e poi perché su contenuto che non è tutelato non si può applicare una licenza Creative Commons. Comunque, questa è una strada che chiaramente serve per sensibilizzare un discorso pubblico appunto sulle necessità di rivedere un po' tutta la disciplina della proprietà intellettuale. In America esiste anche un altro concetto, che è quello di fair use, e cioè il diritto di utilizzare materiale protetto da copyright senza necessità di chiedere permesso per alcuni utilizzi socialmente utili. Non tutti i paesi hanno questo concetto e le differenze tra i vari paesi sono diverse. Però il diritto di fair use rende possibile appunto la pratica del remix a tutti gli effetti. L'inconveniente è che la realtà è quella che se un materiale, un documentario, comunque un film utilizza materiale protetto da copyright, si saprà se è sottoposto alla tutela del fair use soltanto di fronte a un giudice. Quindi il motivo per cui dicevo prima molti artisti, molti documentaristi sono spaventati dall'idea di dover arrivare fino alle vie legali per dimostrare la legalità del loro lavoro. È per questo che molti studiosi si battono per renderlo più ufficialmente disponibile, insomma. Un esempio della disciplina di fair use è portato da questo documentario, Tarnation. Questo documentario è stato pubblicato nel 2003 da un giovane regista, che ha utilizzato per la realizzazione di questo film del materiale che aveva raccolto, materiale personale, privato, che aveva raccolto durante la sua infanzia, man mano che cresceva. Il budget per la realizzazione di questo documentario è di $128, perché appunto i materiali erano già a disposizione, non è stato necessario fare riprese, e il montaggio è stato effettuato con il software iMovie, che per chi ha Mac è gratuito. I costi di produzione per far arrivare questo film a partecipare al Festival di Cannes e farlo pubblicare sono stati invece di $400,000. Si è aperto un ampio dibattito sul fatto che in realtà non tutti quei costi di produzione erano dovuti, e in particolare alcuni costi che sono stati relativi alle licenze, all'utilizzo di alcuni materiali, per esempio riguardo ad alcuni marchi che comparivano all'interno del film, in realtà non erano dovuti, perché proprio potevano essere autorizzati grazie appunto al riconoscimento del principio del fair use. Per questo in ambito americano ci sono anche delle realtà come questo osservatorio del Center for Media and Social Impact, che
ha creato una Fair Use Library, cioè un punto di riferimento appunto per riuscire a sciogliere questi dubbi in una maniera più possibile ufficiale e permettere quindi le pratiche di riutilizzo di materiale protetto da copyright. In Italia, anche in Italia abbiamo un Fair Use, abbiamo una legge sul diritto d'autore che è la legge numero 633 del 41, alla quale sono state apportate successive modifiche, che nell'articolo 70 afferma che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. Questo utilizzo può essere anche accettato ai fini di divulgazione e di insegnamento. L'importante è che il fine non sia commerciale. Un esempio di realtà di remix culture italiana che va avanti da oltre 30 anni e fa uso di questo fair use, di questo diritto di critica, è il programma televisivo Blob. È un programma della RAI che viene proiettato quasi ogni sera su Rai 3 dal 1989, è un programma satirico che utilizza proprio i montaggi che sono passati in TV nei giorni precedenti. Per concludere questa sezione, si può dire che c'è una necessità di bilanciare gli interessi di chi vuole ricavare profitto economico dai lavori creativi, quindi tutti quelli che sono i professionisti di questo settore, e il pubblico e gli utenti che vogliono beneficiare dal punto di vista culturale, sociale e politico. Passiamo adesso invece a un altro ambito, e cioè quello delle nuove tecnologie e di come queste tecnologie hanno avuto effetto sulla cultura di massa. Quindi, parallelamente a questi studi ufficiali sulla remix culture, si può veramente affermare che la remix culture è ovunque. In questo video che sto mostrando nello sfondo c'è un esempio di utilizzo di editing di video ottenuto tramite l'app TikTok, che è un'app molto diffusa a livello mondiale, utilizzata soprattutto dai giovani. Attraverso l'app è possibile fare dei montaggi video come quelli che vedete in questo momento, che quindi presuppongono anche dei concetti di effetti speciali, transizioni e di editing che fino a pochi anni fa erano impensabili da poter ottenere all'interno di ambienti online, soprattutto diffusi presso il grande pubblico. Quindi si crea, diciamo, anche una discrepanza tra quella che è l'utilizzo diciamo ufficiale dei contenuti, dei materiali, e quello che sono poi realmente le produzioni degli utenti. In questa slide ho inserito la timeline dei social media per cercare di spiegare un po' come si è evoluto questo discorso, nel senso, i primi contenuti che vi ho fatto vedere si riferivano all'attività dei pionieri di internet, quindi dei primi anni 2000, mentre a un certo punto, anche a seguito di queste prime pubblicazioni, questi loro progetti di remix culture si sono interrotti. Si sono interrotti perché intorno al 2010 sono cominciati a sorgere tutta una serie di social network, quindi io qua ho segnalato, evidenziato la nascita di Yahoo, la nascita di Facebook, Tumblr, una serie di movimenti che hanno portato alla configurazione che abbiamo oggi, una configurazione in cui i social media sono diventati veramente alla portata di tutti, e anche quello che ci consentono di fare migliora di giorno in giorno.
Quindi nell'ambito dello stato dell'arte ho anche fatto una breve ricerca sulla situazione di quelle che sono appunto le tecnologie a disposizione del pubblico e anche come di fatto il pubblico le riesce ad utilizzare. E ho classificato alcuni software. Qua procedo velocemente perché poi altrimenti non abbiamo tempo di continuare. Comunque quelli che sono i video editor tradizionali continuano a vivere ovviamente in una maniera più professionale per quanto riguarda Premiere, poi ci sono anche degli strumenti desktop sempre disponibili collegati ai sistemi operativi. Sono sorti però in questi ultimi anni anche una serie di video editor online, quindi di piattaforme di interfacce che danno la possibilità agli utenti di creare i contenuti che abbiamo visto finora, YouTube Studio, Movly, Adobe Spark, Magisto, che fa utilizzo di intelligenza artificiale nelle sue ultime versioni, quelle che ho segnalato con l'asterisco sono software a pagamento a cui appunto gli utenti non possono accedere. In questo momento c'è anche molto la moda di questi filmati brevi, quindi sulla scia di TikTok sono nati gli Instagram Reels. In questi giorni si parla di Reel Remix, cioè questi video che permettono di unire all'interno di una schermata un altro video per fare appunto dei confronti, e poi è di imminente pubblicazione gli YouTube Shorts, che appunto sarebbe questo supporto sulla creazione di filmati brevi anche da parte all'interno dell'app di YouTube. Parallelamente, gli archivi hanno avuto anche loro una propria evoluzione. Abbiamo visto quelle che sono un po' le necessità degli archivi di riuscire a rispolverare il loro materiale e cercare di inserirsi in quella che è questa cultura di massa. E quindi gli archivi sono diventati più partecipatori, sono diventati luoghi di socializzazione e di rete, e questo diciamo che è l'obiettivo sia del progetto sia di una corrente che abbiamo, che seguiamo. Qua ho messo alcuni esempi che vi faccio vedere velocemente perché vedo che non abbiamo tanto tempo per arrivare alla parte finale. Comunque questi esempi li ho messi per far capire quanto i social o comunque un approccio di cultura di massa riesca a catturare l'interesse degli utenti. Questo profilo Instagram Cinema Magic ha quasi 3 milioni e mezzo di follower. E non sono riuscita a trovare molte informazioni sugli autori, chi sta dietro a questo profilo, però leggendo un articolo del 2017 diceva che è nato come un progetto di uno studente di ambito scientifico appassionato di cinema. Questo profilo tutti i giorni pubblica un post facendo di fatto divulgazione e permettendo agli utenti di conoscere quello che è il cinema. Collegato a questo profilo c'è anche Color Palette Cinema, che invece è dedicato a tutti quegli operatori che lavorano dietro le quinte, quindi i vari tecnici, tutte informazioni un pochettino più nascoste che magari non vediamo durante la proiezione. E questi profili hanno delle modalità veramente interessanti per catturare l'interesse del pubblico e anche poi di fatto valorizzare quelli che sono appunto film, spesso riprendendo anche contenuti vecchi, facendo dei confronti, stimolando sicuramente il dibattito. Un altro progetto da menzionare è il progetto Mubi è un sito online che contiene una serie di film d'autore che integra al suo interno elementi di social networking, quindi di fatto l'utilizzo dei social e la diffusione presso il grande pubblico diventano parte integrante delle strategie di questo portale, che permette agli utenti di vedere, documentarsi sui film, ma anche di poter
condividere parte di questi contenuti. Proprio in questi giorni è stata pubblicata un'app che mi è stata segnalata dal collega Giovanni Grasso, che si può scaricare liberamente, per esempio l'ho scaricata su Apple Store, e permette di creare delle piccole frasi in automatico che vengono assemblate sulla base appunto del testo che viene inserito dall'utente, vengono associati dei fotogrammi che ricostruiscono questa frase. È un esempio di contenuto brevissimo, sono fino a 66 caratteri, e chiaramente da un punto di vista anche di public history questo tipo di lavoro non ha valore, perché oltretutto non vengono nemmeno citati i film, non vengono citate le fonti, non c'è la possibilità di personalizzare il tipo di messaggio, però la parte significativa è che comunque questo distributore sa che c'è bisogno di ancorarsi a quelle che sono le modalità del pubblico. Ora faccio proprio un esempio di questi video che ho realizzato a partire da citazioni che ho trovato durante appunto l'approfondimento della Remix Culture. Drive a vibrant economy. Restriction and control. Authenticity is invaluable. Originality. Non-existent. Poi, senza andare ad aprire il sito, segnalo questo progetto che è Museo Mix. Chiara, scusa se ti interrompo, ma forse sarebbe meglio tu passassi al remix nostro. Sì, questi qua sono cose soltanto che cito velocemente per contestualizzare un po' appunto questi progetti, come Museo Mix, che è una maratona creativa all'interno dei musei ed è una rete internazionale che parte da un'idea francese di poter far partecipare il pubblico e fargli creare delle nuove idee a partire da esperienze dirette svolte all'interno dei musei. Un altro progetto che si avvicina ancora di più al nostro è il progetto Reframing on Movies, che è anche questo è un progetto proposto dalla Cineteca Sarda in collaborazione con altri archivi, che prevede la realizzazione attraverso esperienze di residenze artistiche in archivio, la realizzazione di remix. Questi remix vengono poi mostrati all'interno di festival, concorrono e quindi diventano a loro volta materiale documentario. L'ultimo capitolo, quello a noi più caro, riguarda la Public History Remix e quindi in che modo possiamo creare una interazione tra la Remix Culture e la Public History. L'idea è quella di riutilizzare il materiale audiovisivo d'archivio per creare nuove narrazioni storiche attraverso la metodologia della Public History. La finalità è quella di diffondere la storia, valorizzare e rivitalizzare il materiale d'archivio. La metodologia della Public History prevede innanzitutto la partecipazione, cioè il coinvolgimento del pubblico nella creazione di contenuti, l'utilizzo di strumenti digitali conosciuti dal pubblico per creare appunto i prodotti digitali, la verifica delle fonti, quindi l'utilizzo di materiale d'archivio per avere opportuna documentazione sulle fonti e poter fare un relativo rimando ad esse, verificarne la loro autorevolezza. E poi la condivisione, quindi la pubblicazione del remix attraverso delle modalità open. Come promesso, sono stata veloce sulla carrellata precedente, perché in ultima parte volevo mostrare delle proposte di remix educativo, di Public History Remix, realizzate attraverso la rielaborazione dei materiali dell'archivio del Festival dei Popoli. Ho due brevi esempi. Successivamente ad avervi mostrato questi due esempi, passerò la parola a Lukasz, che invece vi farà
una presentazione, della piattaforma di Remix allo stato attuale e della modalità in cui si può andare a ricostruire il secondo remix che vi mostro all'interno della nostra piattaforma in costruzione. Questo è un primo esempio. Quando eles vêm para cá, eles vêm para fazer o quê? Bom, eles vêm para me ver. Fazer o quê? A joia deles sou eu. Eles sabem que fui eu que dei presente a eles. Isso não é escondido. Cuidado aí. Ah, cuidado você. Passiamo al secondo remix, scusate, al secondo remix che è quello che poi Lukasz ci mostrerà. Sì, si è ricevuto e è incendiata, credo a un paio di miglia, ne passano del capito qui in rada, cambio. Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione? Perché io ci sono un miglio e mezzo e sto vedendo quello che succede lì. La nave è tutta a fuoco. Senti, se puoi riferirmi con più precisione quello che succede lì fuori, dammi. Sembra una pettolina quella che ci è venuta addosso. Thank you.
Ok, siamo arrivati in fondo. Adesso, come promesso, passo la parola a Lukas. Ci farà vedere appunto il lavoro che ha fatto durante il suo tirocinio e poi ha portato avanti come progetto di tesi magistrale in informatica umanistica, e in particolare oggi mostrerà quello che è lo stato del prototipo da lui sviluppato, dove si può replicare il montaggio di questo secondo video che ho realizzato partendo dall'utilizzo esclusivamente di materiale di fotogrammi appartenenti appunto ai film del Festival dei Popoli, e a cui poi ho unito una narrazione. La narrazione inserita attraverso sottotitoli per il momento non è supportata all'interno della piattaforma, perché quello che si riesce a fare è un tipo di unione di video e di tracce audio. Però appunto passo la parola a Lukas, così lui ci mostrerà lo stato del lavoro. Ok, buonasera a tutti, grazie Chiara per la bella presentazione. Vorrei chiedere prima di tutto alle organizzatrici, per quanto riguarda le tempistiche, se dovrei stringere un po', perché il mio intervento dovrebbe durare all'incirca 20 minuti, ma posso... No, devi stringere a un quarto d'ora, chiaramente. Okay. Quelli che hanno, i ragazzi che hanno nel frattempo altre lezioni possono ovviamente uscire dalla stanza. Io nel frattempo mando il link al questionario. Perfetto, allora cercherò di essere più veloce. Innanzitutto ho condiviso lo schermo, se mi date un segno, se sì. Riuscite a vedere l'applicazione, perfetto. Allora, comincio spiegando brevemente quello che avete di fronte. È un prototipo di un'applicazione web sviluppata, appunto, come ha accennato Chiara, nell'ambito del progetto PHRMX. Come vedete, la cosa fondamentale è che è uno strumento che serve per fare montaggio di video, è un video editor, o per essere più precisi un editor di contenuti multimediali, perché al momento supporta i contenuti video, immagini e audio, e in futuro anche testo, se quella sarà la direzione, insomma, delle future espansioni. Diciamo che fondamentalmente l'obiettivo, ricollegandomi un po' anche al discorso di Chiara, è quello di abilitare e di facilitare la remix culture, in questo caso nell'ambito di beni culturali, perché si parla di documentari, quindi i contenuti che vedete qua sono un'ottantina di segmenti estratti da dei documentari appartenenti alla Mediateca Toscana, che sono stati estratti automaticamente da degli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi i titoli che vedete qua sopra, tipo Emigrazione, che sono state estratte da questi algoritmi di object recognition. Prima di partire con la composizione del video, che sarà quello, l'ultimo che ha mostrato Chiara, relativo al trasporto fluviale, vorrei dire giusto due parole per quanto riguarda l'architettura, in maniera molto ad alto livello, senza entrare nei dettagli, quindi l'architettura di questo di questa applicazione. Perché, come accennate, è un prototipo, ma allo stesso tempo è un prototipo di tipo evolutivo. Al contrario di prototipi usa e getta, questo prototipo è previsto per farci sviluppo, quindi per essere espanso e per lavorarci sopra, per fare un progetto reale, quindi un progetto vero e proprio che si potrà poi utilizzabile da utenti. Questo è stato fatto grazie a un'architettura scalabile ed estendibile, quindi questa architettura che vedete è un'architettura a componenti. Già dall'interfaccia è possibile vedere quattro di questi componenti, in particolare una barra di ricerca è un componente, poi c'è un componente che si occupa della visualizzazione dei contenuti, poi c'è un componente traccia di appunto montaggio video, e infine in alto a sinistra c'è un componente che si occupa dell'anteprima, quindi della preview dei contenuti che voglio visionare o che vado a comporre nella traccia. E
diciamo che tutto questo, tutti questi componenti hanno una logica incapsulata e quindi sono, contengono al suo interno una logica propria. E questo succede grazie alla tecnologia di Web Components, che è una tecnologia standardizzata che offre la possibilità di creare questi componenti nativi. E ovviamente riguarda l'approccio front-end, quindi client o browser, e segue quella tendenza dei maggiori framework front-end, quindi React, Vue, Angular, eccetera, eccetera, che già da anni offrono questa possibilità di crearsi dei componenti. Però qui la differenza principale è che creandoci questi componenti interoperabili, noi potremo già istanziarli in maniera più plug and play in altri progetti e in altre parti del progetto. Quindi, per farvi un esempio, io potrei pensare di prendere questa barra di ricerca e di inserirla in un altro progetto, ad esempio un mio progetto personale che parla di cucina, delle ricette di cucina, e fare delle ricerche semplicemente istanziando questo componente, parlando dal punto di vista informatico, nel mio progetto. E quindi perché è importante? Perché ho sottolineato questa cosa? Perché potremmo addirittura, dal punto di vista degli sviluppatori, pensare di fare un remix di componenti. Quindi lo scenario ideale sarebbe quello di utilizzare questi elementi indipendenti e interoperabili come dei mattoncini Lego per creare dei progetti che magari sono totalmente anche diversi da questo che stiamo proponendo qua. Bene, un'ultima cosa è che per programmare questa applicazione ho utilizzato la libreria LitElement, che è una libreria che è un'evoluzione del progetto Polymer di Google, ma diciamo che è una parte un po' più tecnica, quindi se magari dopo la presentazione ci sono domande e curiosità, sarò più che felice di rispondervi. Torniamo allora all'interfaccia utente, magari taglio un po' l'esplorazione di questo catalogo. Come ha accennato Chiara, abbiamo selezionato Chiara insieme a Giovanni Grasso, che è un altro ricercatore del progetto PH Remix, hanno selezionato un'ottantina di clip. Che è possibile visionare e diciamo lasciarsi anche ispirare da questi frammenti. E ogni frammento, sono frammenti molto brevi di qualche secondo, ha una scheda di metadati collegata, quindi ad esempio questo riguarda il gatto. Il gatto in realtà è stato estratto da un film, da un documentario intitolato Mr. Wonderland, con un certo identificativo. Il film è stato prodotto in Italia, diretto da Valerio Ciriaci, eccetera, eccetera. Poi si trova presso la Mediateca Toscana, collocato da una qualche posizione. Quindi ci sono questi due livelli di dati. A prima vista c'è questo tooltip che indica l'oggetto riconosciuto e il tipo del contenuto. E per quanto riguarda la ricerca, è prevista una ricerca che in questo caso fa un filtraggio di contenuti predisposti per appunto, diciamo, al fine di questo seminario andrò a cercarmi dei contenuti che abbiamo già individuato per creare questo video che ha come tema il trasporto fluviale, ma in realtà potremmo pensare di fare delle ricerche su questa base. E allora vi faccio vedere subito come avviene la composizione della traccia e vado andando a comporre il video finale composto da sembra 17 clip, quindi mi ci vorrà un minuto. E come vedete vado a inserire attraverso un drag and drop i contenuti interessanti sulla traccia, che in realtà è composta da una traccia video e da una traccia audio. E ora andrò
grazie alla funzione cerca, andrò a selezionare i contenuti interessanti. Man mano che aggiungo i contenuti, ridimensiono il fattore di scala per poter scegliere il livello di granularità, di dettaglio sul quale posso lavorare. Quindi il tutto si scala automaticamente ed è collegato alla diciamo, dimensione temporale, che sarà poi riprodotto in questo componente preview. E ovviamente quello che succederebbe realmente, posso visionare questi contenuti prima di inserirli nella traccia per giudicare se sono interessanti o meno, per poi essere inseriti nella mia produzione. Ok. Ci siamo quasi. Scusa, quindi hai una sola traccia video e una traccia audio. Esatto. Almeno ai fini di questa dimostrazione sì, ma in teoria posso avere n tracce di vario tipo, perché l'architettura è predisposta in questo modo. Che poi la preview andrà a fondere queste due tracce, come vedremo tra poco. Quindi per finire questo video ci sono passeggeri che sbarcano e delle scene di emigrazione. Ok, una volta composta la traccia, proviamo a vedere se coincide con quello che aveva proposto Chiara. La traccia audio non la sentiamo, eh? Ah, non la sentite? Ok. Questo è un problema perché, diciamo, il valore aggiunto era proprio dato dall'audio, dalla traccia audio. Se le cuffie, Lucas, se provi a staccare le cuffie. Sì. Ora sì. Ah, ora sì, ok. Che cosa abbiamo sentito? Direi che può bastare se avete delle conclusioni. Ok, diciamo che questo esempio possiamo immaginare di disporre, insomma, di effettuare delle operazioni più complesse, sempre rimanendo, insomma, nell'ambito di fare un editing abbastanza accessibile a tutti, combinando appunto vari tipi di contenuti, non necessariamente come in questo caso contenuti di tipo di beni culturali, ma anche altri tipi di contenuti. Io ad esempio per la tesi ho fatto un'integrazione con contenuti open source della piattaforma Pexels, che mette a disposizione migliaia di video e foto da poter inserire e produrre delle nuove creazioni liberamente, perché hanno delle licenze libere. Bene, quindi per concludere proprio questa attività, probabilmente il prossimo passo, una volta visionato
visionata la preview, sarà quella, il passo successivo sarà quello di esportare il contenuto creato e renderlo scaricabile e condivisibile a seconda ovviamente dei diritti d'autore che ci sono sopra al materiale fornito. Ok, mi fermo qua, grazie. Grazie. Bene, grazie. Mi dispiace che, diciamo, è stato bello e ha chiarito molto bene, diciamo, quello che vorremmo fare. Ha preso più tempo del previsto, quindi non c'è spazio ora per farvi fare delle domande come magari sarebbe stato bello che poteva accadere. Tuttavia, chi avesse delle domande, sia ospiti che studenti, può scrivere direttamente a Chiara Mannari, oppure a me, oppure alla professoressa Simi, o anche a Lukasz ovviamente, se appunto ci sono questioni saremo ben felici di rispondere all'interno del progetto PH Remix. Gli studenti lo stesso che desiderano fare un lavoro su questo tema possono ovviamente contattare la sottoscritta oppure Lukasz e Chiara per avere ulteriori informazioni e dati se lo desiderino. Enrica, forse c'è una call per la collaborazione, che, no? Chiara, volevi invitarli a collaborare? Sì, la proposta era quella di creare un gruppo di test, soprattutto intorno all'interfaccia che vi ha appena mostrato Lukasz, e quindi lavorare su più fronti, sia sulla creazione di remix, quindi proprio come oggetto di narrazione, sia però anche su test dell'interfaccia. Questo potrebbe essere un modo innanzitutto per accogliere un po' di adesioni e poi a partire da quell'esperienza magari realizzare anche ulteriori progetti come tirocini, tesi. Nel caso di Lukasz, come avete visto, è stato molto fruttuoso, quindi siamo molto aperti a questo tipo di lavoro collaborativo all'interno del laboratorio. Quindi nel questionario ci sono delle domande mirate a questo? Quale? Quello che ho fatto io? Sì. No. No, no, no. Aveva proposto Chiara. Non mi è sfuggito, scusate. Voi potete, i ragazzi lo sanno, se sono interessati a lavorare in questo progetto, Chiara, contattano te? Sì, possono contattare me. Poi magari quella form che avevo proposto la possiamo mettere sul sito del Laboratorio di Cultura Digitale nella sezione del progetto PH Remix, quindi in qualsiasi momento vi venga in mente sapete come. Lo diffondo nelle mailing list e anche nella mailing list del laboratorio, così troviamo candidati. Va bene, direi che però quelli che vogliono rimanere a fare domande lo possono fare, no? Io vi devo però lasciare perché ho un altro meeting contemporaneo. Va bene, ok. Senti la registrazione, vai. Registrazione, vado via. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie.